Salve a tutti e benvenuti alla selezione di articoli finanziari quotidiana del martedì. Il dollaro statunitense è salito a un nuovo picco di 34 anni rispetto allo yen in una fase di negoziazione tranquilla con gli investitori che hanno preso spunto dalla posizione della Federal Reserve in materia di tassi di interesse più elevati e più a lungo, pur rimanendo attenti a qualsiasi segnale di intervento da parte del Giappone per sostenere la sua valuta in difficoltà. I governatori della Banca Centrale Europea si attengono al piano di tagli multipli dei tassi di interesse per quest'anno, anche se l'aumento dell'inflazione statunitense ritarda il passaggio a una politica più morbida da parte della Federal Reserve e le tensioni in Medio Oriente mantengono alti i prezzi del petrolio. I titoli di Wall Street hanno chiuso in rialzo dopo il sell-off delle sedute precedenti, mentre gli investitori guardano alla settimana ricca di risultati trimestrali delle principali società che daranno un'idea dello stato di salute dell'economia statunitense. La coppia dollaro statunitense yen giapponese ha visto un piccolo aumento dello 0,1% nell'ultima sessione. Secondo l'indicatore stocastico, siamo in un mercato ipercomprato. La coppia Bitcoin-dollaro statunitense è esplosa del 2,3% nell'ultima sessione. L'indicatore stocastico indica un'opportunità di buying. La coppia oro-dollaro statunitense ha ceduto il 2,4% nell'ultima sessione. L'indicatore stocastico sta dando un segnale sell. La coppia West Texas Intermediate dollaro statunitense ha avuto una minima spinta verso l'alto nell'ultima sessione, guadagnando lo 0,2%. Secondo il CCI, siamo in un mercato ipervenduto. Red Book Index degli Stati Uniti sarà rilasciato alle 12.55 GMT. La vendita di nuove case degli Stati Uniti alle 14.00 GMT. L'asta di banconote a 2 anni degli Stati Uniti alle 17.00 GMT. Jibun Bank Manufacturing PMI del Giappone sarà rilasciato alle 00.30 GMT. Jibun Bank Services PMI del Giappone alle 00.30 GMT. L'indebitamento netto del settore pubblico del Regno Unito alle 6.00 GMT. Ci auguriamo che abbiate apprezzato il resoconto finanziario del martedì. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo. Vi ricordiamo di unirvi a noi domani mattina per gli eventi e le notizie più recenti relativi ai mercati finanziari.